Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori di Teleradio Gubbio, puntata di Sport e Incontri del venerdì. Siamo oramai agli auguri delle festività di fine anno, ci stiamo rapidamente avvicinando al Natale, quindi anche alle feste di Capodanno. E allora vorremmo fare qualche bilancio, così tanto per capire come l'anno che sta per passare, per esempio, è stato vissuto nel mondo dell'atletica leggera umbra, vissuto attraverso i risultati, attraverso le organizzazioni, attraverso la partecipazione, attraverso anche le novità, se le ha proposte, le novità che ha proposto quest'anno anche la federazione. Devo dire che la Federazione Atletica dell'Umbria sta lavorando, io direi, con profitto e sia nei risultati che nelle prove organizzate, e che penso che negli ultimi 4-5 anni, poi Fabio Pantala, che è il vicepresidente della FIDA dell'Umbria, sarà ovviamente più preciso, però io penso che appunto negli ultimi anni si sia lavorato molto, in maniera forse molto anche più coesa, da qui anche parecchi risultati che sono arrivati, ovviamente con i settori giovanili, con i tornei a squadre. Degli allievi avevamo 3 squadre diciamo alla fase interregionale, tra maschile e femminile. Nel femminile c'è l'Arcs che disputerà la Serie Oro, insomma risultati importanti e anche atleti importanti che poi li citeremo. Purtroppo dovremo organizzarci una volta tanto per cercare di portare, avremo sicuramente l'occasione di farlo, perché in inverno è vero ci sono le gare indoor ad Ancona, ma forse quei 7-8 atleti più forti dell'Umbria riusciremo magari anche all'aiuto di Pantala, della federazione e anche delle società, di avere davvero una serata con i migliori. Non è che questa sera abbiamo atleti scarsi, anzi atleti importanti, ma sicuramente possiamo avere anche degli atleti assoluti di livello nazionale. Allora, intanto vi presento i presenti di questa sera, ma nel frattempo arriveranno anche altri. Vabbè, iniziando dal fondo, Luca Uccellini, ma lui non ha bisogno di presentazioni, nel senso che è il promotore per Sport e Incontri per quanto riguarda l'atletica in Umbria, soprattutto il podismo, ma dalla prossima settimana speriamo che si impegni anche più sulle gare in pista. Dicevamo di Fabio Pantalla, che è il vicepresidente regionale della FIDAL, e tornata con noi Federica Poesini, che è una delle atlete più forti che abbiamo in questa regione. Aspettiamo altri due personaggi importanti, ve li presentiamo appena che arrivano. Ma io, se sei d'accordo Luca, vorrei far fare un primo passaggio appunto per quanto riguarda Fabio Pantalla. Non prima però di aver ricordato che noi tutte le sere dal lunedì al venerdì andiamo in onda dalle 23 alle 24 sul canale 11 di Teleradio Gubbio, il sabato sempre il canale 11 dalle 22.30 alle 24, poi ripartendo dalle lunedì al venerdì le repliche il giorno successivo alle 13.30 sul canale 111 alle 18.20 sul canale 11. Poi la trasmissione, diciamo, del sabato, quella più lunga, alle replica alle ore 14 della domenica sul canale 11 e alle ore 19 sul canale 111. Funziona la pagina Facebook Sport e Incontri, che speriamo che ogni tanto qualcuno vada a visitarla. Comunque c'è il programma, c'è il progetto, c'è tutto, quindi potete tranquillamente andare a visitarla e a dare anche qualche consiglio e mettere qualche vostra iniziativa. Collegandovi con www.trgmedia.it potete seguire anche le trasmissioni in streaming, sia la prima messa in onda che la replica, e poi potete anche seguire
a distanza di tempo potete in qualche maniera rivedere le trasmissioni che vi interessano. Intanto, vedete, sono arrivati leggermente in ritardo perché c'è traffico in questi giorni. E qui vicino a me Alessio Malfagia, e ancora un po' più distante, ma non distante per i risultati che ha ottenuto, è Silvia Tamburi, che è un po' restia a venirci a trovare, però ci viene, questo ci fa piacere, ma so che fa piacere anche a lei, solo che è una che lavora tanto, si allena tanto, ti prepara una trasmissione intorno alle 10:30, mezzanotte di sera registriamo, così l'avremo un po' più spesso. Bene ragazzi, quindi presentati tutti, adesso parola ai nostri amici di Sport e Incontri, poi torniamo qui a studio a parlare di atletica leggera. Azienda agricola Pioppi, benvenuti nella natura. Dal produttore al consumatore, le migliori carni ovini e suine, bovine e avicole, tutto a chilometri zero. Per la vendita diretta il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 17:30. Azienda agricola Pioppi è in via Arturo Graffe 35, svincolo Mantignana. Telefono 075 6978 756. www.aziendaagricolapioppi.it. Contribuire al successo targato Made in Italy. Attingere dal nostro saper fare artigiano è la nostra prerogativa principale. Dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni è il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza capi in cashmere prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato. Una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547, Foligno, Perugia. Telefono 07 42 20 643. Il forno di Pioppi, a Mantignana dal 1966. Il forno di Pioppi sforna ogni varietà di pane realizzato con farina macinata in pietra e lievito madre rinfrescato giornalmente. Al forno di Pioppi ampia scelta di pizze anche da asporto. Pasticceria sia dolce che salata, dal torcolo di San Costanzo alla piccola pasticceria, fino ad arrivare alla nostra famosa torta di Pasqua. Al forno di Pioppi troverai tutti i prodotti della tradizione umbra realizzati con la massima cura artigianale. Il forno di Pioppi, la forza della tradizione. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola. Un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale Collestrada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. L'ASPI San Cristoforo di Compignano, con il patrocinio del comune di Marciano, presenta la 13ª edizione del Presepe Vivente, il 24 dicembre dalle ore 21 alle 24, il 26 e 29 dicembre dalle 16:30 alle 19:30, il 1 gennaio, il 5 e 6 gennaio dalle 16:30 alle 19:30. Durante le rappresentazioni, per i più piccoli, giro itinerante del presepe sui pony e cavalli in collaborazione con il Centro Ippico di San Biagio. Compignano, un paese rinnovato, vi attende. Per ulteriori dettagli andare sulla pagina Facebook Presepe Vivente Compignano.
Alla tavola rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La tavola rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964. Allora, dicevamo appunto per l'introduzione che ho fatto all'inizio di dare la parola a Fabio Pantalla, vicepresidente della FIDAL dell'Umbria. Fabio, ci sono qui tra l'altro due o tre atleti importanti, però ecco, tanto vorrei un primo passaggio, un primo riassunto generale di quello che è il bilancio che la federazione avrete già fatto, comunque lo farete tra breve. Bilancio 2019. Sì, buonasera. Si chiude un altro anno ottimo per noi come federazione, in generale come movimento di atletica in Umbria. Ogni anno è sempre un pochino più difficile migliorare, perché già abbiamo raggiunto ottimi risultati. Siamo al settimo anno insieme al presidente Moscatelli di mandato. L'anno prossimo sarà la fine del secondo mandato e i risultati ottenuti, come dire, sono quasi sorprendenti rispetto a quelli che erano all'inizio. Siamo partiti con 1800 tesserati nel 2012, quest'anno abbiamo raggiunto i 4600 tesserati, quindi più del doppio dei tesserati rispetto all'inizio. Siamo l'unica regione in Umbria che cresce a livello di tesserati. Questo vuol dire che il movimento sta crescendo tutto, dai più piccoli fino agli amatori che corrono su strada. Il bilancio è ottimo anche a livello di risultati. Il finale di stagione è quello che un po' va a dare il termometro della situazione. A settembre, come hai ricordato tu prima, Sergio, abbiamo fatto due grandi risultati con gli allievi, vincendo la fase interregionale sia con le donne con l'ARCS Cosperugia che con gli uomini con l'Atletica Winner Foligno tra gli allievi, e poi il criterium cadetti, che è quello che misura un po' la temperatura tecnica, diciamo il livello tecnico di una regione. E lì venivamo da 5 anni in cui eravamo al 17° posto fisso. L'anno scorso abbiamo fatto un risultato esaltante con un 12° posto, quest'anno sembrava un po' un risultato difficile da confermare, siamo arrivati 14° a pochi punti dal 12°, quindi questo significa che il movimento anche giovanile sta crescendo tanto, sta crescendo nei numeri ma anche nei risultati. Questo è dovuto a un fattore secondo me fondamentale che si sta andando a sviluppare sempre di più, e cioè che si stanno creando tante più settori giovanili in Umbria. Questo perché anche tante società che prima erano solo amatoriali stanno credendo nel progetto giovanile e stanno strutturando dei settori giovanili. Questo vuol dire sviluppare sempre di più la radice, e quindi sviluppare sempre di più settori giovanili aiuta sicuramente il settore tecnico.
L'unica carenza purtroppo che dobbiamo registrare, su quella siamo migliorati poco negli ultimi anni, è quella strutturale. Abbiamo una grande crisi a livello di impianti. Per fortuna è stato rifatto il Santa Giuliana, anche se incompleto, perché purtroppo non ci consente di organizzare gare al momento. Speriamo che nel 2020 queste benedette attrezzature arrivino e si riesca a gareggiare al Santa Giuliana, però la situazione impianti è un po' drammatica, perché Orvieto comincia a invecchiare, Bastia è già invecchiata e altre strutture. Oltre la pista? No, gare in pista, perché la situazione delle piste in Umbria è drammatica. Diceva Santa Giuliana, dico. Al Santa Giuliana purtroppo mancano le attrezzature, quindi mancano la gabbia dei lanci. I lanci, sì, i sali, oltre alle gare di corsa, diciamo, sì, mancano. Quindi anche il Santa Giuliana ancora deve essere completato. Il Santa Giuliana deve essere completato, abbiamo rassicurazioni da parte dell'amministrazione, che però ancora non si sono evolute. C'è in partenza, sembra, anche Foligno, nel senso che siamo molto ben avviati con un progetto esecutivo ormai approvato, un finanziamento già stanziato, dovrebbe partire il bando di gara entro il 31 dicembre, quindi se Foligno parte e il Santa Giuliana viene completato, secondo me è quella ciliegina sulla torta che ci può portare a fare ancora un ulteriore step di crescita a tutto il movimento. A tutto il movimento, certo. Bene, allora, Luca, a seguire Fabio, prima di parlare con i nostri atleti, qual è l'idea tua, l'opinione tua di come si è andati nel 2019? Quello che ha detto Fabio chiaramente è... Il punto di vista della federazione è giusto, i risultati ce ne sono stati, per quanto la nostra regione a livello di atletica su pista, l'abbiamo detto altre volte, non è che esprima o perlomeno non ha tanti tesserati che magari possono ambire a prestazioni di rilievo, però quelle pedine importanti che ormai da anni ci sono e stanno crescendo delle nuove garantiscono dei bei successi. Ovviamente il discorso impianti, anche questo l'abbiamo toccato altre volte, è un po' penalizzante, penalizza la regione, perché giustamente, come ricordava Fabio, quei pochi impianti attivi si stanno mostrando gli acciacchi dell'età, per cui se non si interviene presto è ovvio che il discorso gare in Umbria va scemando, quantomeno si gareggia su impianti che non garantiscono anche l'atleta stesso, perché quando corri su una pista rovinata con delle buche, cose del genere, chiaramente anche il risultato viene meno. Per quel che riguarda l'atletica delle corse su strada, di cui ci interessiamo forse in più larga parte, anche il 2019 ha mostrato dei risultati altrettanto grandi, perché se andiamo a vedere il numero di gare che ci sono state, l'anno non è ancora finito perché ancora ci sono delle gare da fare, in Umbria ben 134 manifestazioni si sono svolte nell'arco dell'anno, quindi per una regione piccola come la nostra credo sia un bel segnale che il movimento anche della corsa su strada, anche a livello amatoriale, è vivo, quindi credo che anche per la federazione sia un buon segnale questo. Certo. Allora, adesso entriamo in campo. Io partirei con Silvia, che è arrivata per ultima, la facciamo partire per primo. Allora, Silvia. Scusate il ritardo. Sei scusatissima, ma adesso ci devi un po' spiegare. Allora, io ho qui una classifica, così, che facciamo con Rustici quasi tutti gli anni, poi la pubblichiamo anche sulla Nazione, una classifica che ovviamente ha un valore, poi lo spieghiamo, non necessariamente assoluto, però per esempio anche quest'anno Silvia Tamburi in Umbria ha vinto 14 gare, è l'atleta che ha vinto di più, ha vinto anche gare importanti, gare meno importanti, però diciamo che oramai sono 3-4 anni che l'atleta umbra che come numero di vittorie stacca un po' tutti.
E questo è, ma io da Silvia vorrei partire dall'ultima invece competizione, quella di Reggio Emilia, no? Quella di Reggio Emilia perché è una maratona internazionale dove ha conquistato un quinto posto assoluto. Adesso quando si parla di qualsiasi sport, io dico di qualsiasi, bisogna vedere il contesto della gara, è ovvio. Se avesse fatto quinta in una gara qui in Umbria, forse avremmo detto, magari non con tanta partecipazione, diciamo con più partecipazione locale, forse non sarebbe stato un grande risultato. Facendolo in una gara invece come quella di Reggio Emilia, che ha schierato nella parte agonistica gara internazionale, quindi con atleti venendo da fuori, poi vedremo anche i tempi dei vincitori che sono di assoluto livello internazionale, e quindi un quinto posto assoluto, Silvia, può valere molto più di tanti primi posti, no? Il tempo 2:51 non è il tuo miglior tempo, però in una maratona, quando si corre con atleti di assoluto valore, a volte si cerca, no, magari tatticamente di adottare una tattica più magari per stargli vicino, per fare la performance, il risultato non tanto del tempo ma della posizione. Ecco, intanto raccontaci questa corsa, che secondo me, poi ce lo dirai tu, forse sul piano tecnico è stato forse il miglior risultato della stagione per te. Beh sì, direi la gara più importante. Ecco, la gara più importante. Sì, sono arrivata a questa gara, l'avevo deciso da un paio di mesi di provare a rifare la maratona, nonostante ho ripreso da maggio a rigareggiare e allenarmi dopo un anno di stop, perché a me piacciono le maratone, cioè nel senso mi sento un pochino più portata per queste distanze, però ovviamente venivo da pochi mesi di allenamento, quindi è stata comunque una scelta, cioè, come la prima maratona, che spero di rifare a breve un'altra, per competere in questo tipo di gara. Quando ho scelto questa gara non avevo idea che avrei avuto un lotto di ragazze con cui competere, come poi l'ho trovato, perché l'avevo preparata 2 anni prima e diciamo la concorrenza era stata minore, diciamo, come livello di partecipazione. E fatto sta che con Federica avevamo un po' parlato di delle iscritte che c'erano e c'eravamo un pochino ci andiamo, non ci andiamo, e poi alla fine ho optato per andarci, e diciamo che è andata più che bene a livello di posizione, perché avevo 5 ragazze con le quali non avevo neanche possibilità di competere, non erano la mia portata, mentre ce n'erano 7-8 che erano tutte del mio stesso valore, diciamo più o meno, e quindi non era, tra l'altro ragazze che avevano fatto poco tempo prima una maratona fatta bene, e quindi io, non sapendo neanche più o meno quanto potevo valere, mi sono trovata un pochino a dire chissà come andrà, chissà se riuscirò a stare dietro a queste ragazze. E la gara sì, l'ho impostata un pochino, diciamo, cauta, ma non troppo, e più o meno il risultato finale è quello per cui sono partita, quindi sapevo di non valere in questo momento il personale, però sono riuscita comunque a fare, come dici te, un buon tempo che mi permette di guardare ora in avanti, di potermi migliorare, e spero molto di farlo, perché poi è stata una bellissima esperienza, perché poi con queste ragazze qui, soprattutto con le ragazze che non sono alla mia portata, ho avuto modo di scambiare un po' delle idee e mi hanno dato degli input per i miei prossimi allenamenti futuri che voglio provare a seguire. E quindi contentissima del risultato, però vorrei fare meglio, e quindi ecco, proverò a fare meglio. Sicuramente, su questo non avremo dubbi, che farai meglio. Raccontando un po' la gara, ci hai avuto momenti dove c'è stata, perché durante la maratona ci sono dei momenti in cui un pochino in crisi urbana. Sì, allora, la maratona, io dico sempre, anzi, per quelle esperienze che ho avuto, è trovare il gruppetto giusto, è importante trovare
anche un paio di persone con le quali poter fare gran parte del percorso. Poi si sa che in fondo poi non è detto che si arrivi tutti insieme. Io mi sono trovata, diciamo, inizialmente avevo un bel gruppo fino al quinto chilometro, anzi avevo trovato un gruppo talmente con un ritmo costante che ho chiesto pure a questi ragazzi se potevano rimanere con me fino in fondo, che se avrebbero mantenuto quel ritmo, ma mi hanno detto che sarebbero andati più forte dopo il decimo. E quindi quelli lì li ho dovuti abbandonare al decimo perché hanno preso un ritmo diverso. Invece poi ho avuto due ragazzi a fianco a me che mi avevano detto fin dall'inizio che avrebbero puntato a fare un 2:51, provavano a fare quel tempo e allora ho detto ci provo anche io, per me va benissimo questo tempo. E ci siamo aiutati insieme, ci siamo tirati a vicenda, quindi una volta andava davanti uno, una volta l'altro, ci tenevamo il tempo, se qualcuno aumentava ci dicevamo di mantenere quel ritmo. E cioè, i miei momenti più difficili sono stati dopo il 28esimo, perché innanzitutto forse non ho azzeccato la scarpa giusta. E secondo perché al 32esimo mi hanno ceduto le gambe come a cadere e lì ho avuto paura di non finirla, perché comunque non riesco a fare molti chilometri settimanali. Io ne faccio una sessantina e per la maratona mi dicono tutti che sono troppo pochi, e quindi quando mi hanno ceduto un pochino le gambe in quella maniera ho avuto paura che non mi avrebbero letto fino in fondo, e quindi lì ho un pochino rallentato, non più di tanto, però ho provato un pochino a rallentare, ma non tanto per il fiato, ma perché avevo paura di non finirla. Invece io vorrei arrivare in fondo, perché poi ritirarsi a una gara, soprattutto a una gara come la maratona, ti lascia il segno, cioè nel senso comunque sia di testa poi non aiuta. Vabbè, insomma, poi quinto posto, non solo non sei ritirata a quinto posto, è credo, chi ha vinto dunque? Ha vinto 2:39, che poi era la ragazza che era in camera con me, una ragazza italiana, che la ragazza che era deputata a vincere, che era una ragazza straniera che aveva 2:35 di personale, l'ho incontrata al 40esimo che correva piano, quindi probabilmente gli è successo qualcosa. Poi è arrivata in fondo, però ecco, quasi che camminava, insomma. Ecco, ha vinto con la ragazza pugliese, credo. È una ragazza che vive a Trieste, però è di Bari. È originaria di Bari, si chiama Teresa Montrone. Montrone. Una ragazza molto in gamba. 2:39 qualcosa, qualche secondo, ha fatto una bella gara. Grandissima gara, puntava a 2:37, mi aveva detto. Era ragazza in camera con me, con la quale ho scambiato un po' di consigli. E puntava a 2:37, comunque sia la maratona di Reggio Emilia non è facile, è una maratona con delle salite. E quindi infatti lei mi aveva detto com'è il percorso, io me lo ricordavo facile, perché poi quando uno ci arriva alla gara che non sei stanco, come l'avevo vissuta 2 anni prima che ero arrivata abbastanza preparata, l'avevo vissuta bene, e quindi mi ricordavo che comunque poteva essere una gara anche veloce da fare il personale. Invece quest'anno, che forse l'ho vissuta in maniera un pochino più complessa, il percorso non è facile per niente. Non è facile, infatti questo non è facile. L'ho visto anche nei commenti degli atleti, di chi ha partecipato. Allora, adesso vediamo a Federica Poesini, che come gare ne ha vinte 8, ne ha vinte un po' meno, vabbè, però insomma, anche tu sei una maratoneta. 12, ti correggo, ne ha vinte 12. 12? Allora qui mi ha sbagliato... Lista che c'hai tu. Allora adesso riprenderemo Rustici. E la Silvia 17. E la Silvia 17? Allora, ma Rustici, ce l'hai anche tu, Sergio? Ma mandato. Sì, allora aspetta, perché io di qui c'ho. Ah, giusto, no. 8, no, 8 era. Scusate, Silvia ha vinto 17 e Federica 12. Allora, dato a Cesare quel che è di Cesare, intanto Federica, perché non sei andata insieme a... Allora, io non sono andata insieme a Silvia perché quest'anno, sinceramente, quest'anno diciamo, ho vinto diverse gare. Poi con la preparazione della maratona di Berlino, a cui ho partecipato il 29 settembre, diciamo, probabilmente sono andata un po' in carico di overtraining, di troppi chilometri probabilmente ho fatto, e ho accusato un po'. E,
quindi ho deciso di rallentare un pochino con i chilometri e di recuperare insomma un po' di energie. E però conosco benissimo la maratona di Reggio Emilia perché ne ho partecipate diverse e anche l'anno scorso. E come diceva Silvia, è una maratona impegnativa perché la prima parte, diciamo, è sali scendi, poi la seconda parte presta, però devi gestire bene la prima parte per poter reggere muscolarmente, perché altrimenti vai in crisi. E io quest'anno, ecco, è una bellissima gara, poi mi fa sempre piacere partecipare perché è, diciamo, l'ultima maratona, diciamo, dell'anno, e poi è bella, è organizzata bene, è sempre un piacere partecipare. E ecco, quest'anno la motivazione è stata questa, anche se con dispiacere, però quando uno capisce che non può fare un certo risultato è meglio non partire. È meglio non partire? No. Tu che tempi hai sulla maratona? Io 2:56, che ho fatto alla maratona di Terni. Ecco, quindi anche tu un tempo sotto le tre ore, già è un ottimo tempo la maratona. Questo, vi allenate mai insieme tu e Silvia? Vi incrociate mai sull'allenamento? No, perché comunque abitiamo in posti diversi, poi anche per il lavoro che uno fa magari non abbiamo orari che ci possono coincidere, però ci vediamo alle gare. Alle gare? E vince, chi vince? Silvia o tu? Qualche... Silvia. Vince Silvia, sì. Quando c'è Silvia non c'è Quando storia. Quando c'è Silvia non c'è storia. Beh, 17 gare più questi piazzamenti così importanti. Quindi sì, l'allenamento ovviamente della maratona è una preparazione. Tu sempre con Enrico Pompei ti alleni, quindi è rimasto il tuo allenatore? Sì, 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 mi ha sempre seguito lui. Sì, sì, sì. Beh, lui ha un'esperienza. Tu invece ti alleni da sola? In questo momento sì, devo decidere il nuovo allenatore anno nuovo. Anno nuovo, quindi lanciamo da questi schermi un allenatore che l'allena, che però è uno che corre già, che conosce la corsa, per Federica Poesini, che vuol tornare protagonista, ma protagonista l'ho già stata anche quest'anno, quindi magari vuol migliorarsi ancora e questo è anche giusto. Allora, abbiamo dato spazio alle due donne, non ce ne voleva Alessio, ma è così. Mi sembra giusto. Anche perché sono le due che corrono. Assolutamente, sono sì, tra le migliori tra che le abbiamo. Tra le migliori che sì, abbiamo, soprattutto qui in Umbria, chiaramente. Però anche a livello nazionale si fanno rispettare. Invece tu corri con la Lino Spagnoli? Io sì, sono con la Podistica Lino Spagnoli. Ecco, come la stagione tua com'è stata? Allora, qui quest'anno sono abbastanza contento per come è andata l'annata, perché sono riuscito a migliorare sulle varie distanze, dai 5 km a 10 km, insomma sono riuscito costantemente a migliorare. Alcune gare sono riuscito a salire sul gradino più alto, sono riuscito ad andare molte volte a podio, quindi tutto sommato devo dire che sono abbastanza contento, perché l'importante è riuscire a mantenere sempre uno standard elevato di prestazioni e cercare di migliorare tutte le volte. Quali sono le distanze che preferisci? Ma sicuramente le distanze brevi, perché ho delle caratteristiche un pochetto più veloci, quindi le gare brevi le prediligo. 5.000, 10.000, sì. Sto lavorando anche per fare distanze più lunghe, ci vuole più tempo, però piano piano credo che riuscirò a migliorare abbastanza anche su distanze più impegnative, più lunghe, quindi fare bene una mezza maratona. La maratona ancora no, perché non rientra proprio nei miei piani, però più avanti almeno una volta devo provarla a fare. Magari quindi parti una volta piano piano dietro Silvia, no? Esatto, esatto, sì. Così. Bene, allora adesso noi diamo di nuovo la parola ai nostri amici
che ci sostengono, i nostri amici di Sport e Incontri, e poi seconda parte sull'Atletica Leggera Umbra. Azienda agricola Pioppi, benvenuti nella natura. Dal produttore al consumatore, il migliori carni ovini e suine, bovine e avicole, tutto a chilometri zero. Per la vendita diretta il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Azienda agricola Pioppi è in via Arturo Graffe 35, svincolo Mantignana. Telefono 075 6978 756. www.aziendaagricolapioppi.it. Contribuire al successo targato Made in Italy. Attingere dal nostro saper-fare artigiano è la nostra prerogativa principale. Dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni è il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza capi in cashmere prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato. Una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547, Foligno, Perugia. Telefono 07 42 20 643. Il forno di Pioppi, a Mantignana dal 1966. Il forno di Pioppi sforna ogni varietà di pane realizzato con farina macinata in pietra e lievito madre rinfrescato giornalmente. Al forno di Pioppi ampia scelta di pizze anche da asporto. Pasticceria sia dolce che salata, dal torcolo di San Costanzo alla piccola pasticceria, fino ad arrivare alla nostra famosa torta di Pasqua. Al forno di Pioppi troverai tutti i prodotti della tradizione umbra realizzati con la massima cura artigianale. Il forno di Pioppi, la forza della tradizione. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola. Un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale Collestrada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. L'Aspi San Cristoforo di Compignano, con il patrocinio del comune di Marciano, presenta la 13ª edizione del Presepe Vivente, il 24 dicembre dalle ore 21 alle 24, il 26 e 29 dicembre dalle 16.30 alle 19.30, il 1 gennaio, il 5 e 6 gennaio dalle 16.30 alle 19.30. Durante le rappresentazioni, per i più piccoli, giro itinerante del presepe sui pony e cavalli in collaborazione con il Centro Ippico di San Biagio. Compignano, un paese rinnovato, vi attende. Per ulteriori dettagli andare sulla pagina Facebook Presepe Vivente Compignano. Alla Tavola Rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La Tavola Rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria.
Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964. Prima di ripartire con Fabio, Luca, facciamo una cosa, visto che sei più preciso di me. Abbiamo una classifica, così, una classifica sì, di chi ha vinto più gare in Umbria a livello podistico, però magari ci sono state, che ne so, due o tre atlete, magari nemmeno umbre, che hanno vinto delle gare importanti, quindi... Volevo dire, c'è la quantità e anche la qualità, vale a dire che magari c'è un atleta che ha vinto una gara o due e ha vinto una gara di grande spessore, insomma, magari con dei tempi importanti. Ecco, questo è chiaro. Le gare principali, le mezze maratone più importanti, tipo quella di Foligno, della Winner, traguardi della Strasimeno, la Marina, sono gare a cui partecipano anche top runner stranieri, quindi è chiaro che in quel caso è tutto a loro favore. Però se andiamo a vedere, ecco, la classifica che di... Sì, cioè l'Umbria chiaramente ne ha fatto da padrone. Poi se andiamo a vedere i numeri, a livello femminile sono state ben 59 le ragazze che hanno vinto durante l'anno, almeno una volta. Come dicevi tu, allora, a livello femminile Silvia con 17 vittorie, poi Federica con 12. Poi, secondo me un po' la sorpresa, Irene Enriquez dell'Atletica Avis Perugia con 8 vittorie, anche lei ha cambiato allenatore, è passata sotto la guida di Enrico Pompei. E sta facendo un finale di stagione molto molto bello, con 8 vittorie anche Patrizia Giannini dell'Athletic Club Amelia, lei è una specialista nei trail. Poi se scorriamo troviamo Costanza Martinetti con 6, Tania Palozzi con 6 anche Tania Palozzi, scusa, e Pina Deiana, altra esperta di trail, con 5. Al maschile oramai è un abitué Alessandro Mezzetti della Grifo Runner con 14 vittorie, poi con 8 Aibel Murad, Cristian Marianelli e Daniele Petrini, con 7 Fabio Conti, che quest'anno, poi credo e Fabio lo può testimoniare, ha avuto un anno grandioso, si è migliorato su tutte le distanze, ha fatto un secondo posto assoluto alla mezza maratona a Milano in 1:09. Quindi un grande progresso per questo atleta che poi, se non sbaglio, ha cominciato da un paio d'anni solamente. E poi ancora Yassin El Khalil con 5 vittorie, Alessio. Quindi al top sono questi qua. Questi qui, chiaramente la classifica è più lunga, vi abbiamo dato... Chiaramente a livello maschile abbiamo 68 vincitori. 68 atleti che almeno sono andati una volta sul punto più alto del podio. Io riprenderei un attimo con Fabio a parlare invece nello specifico delle gare importanti che anche nel 2019 avete organizzato in Umbria. Ma quest'anno è stato un po' un anno sabbatico, nel senso che non abbiamo organizzato nessun campionato italiano. È un po' una novità, anche se non dovrebbe esserlo, nel senso che... Sì, in 3 anni in pratica abbiamo organizzato 6 campionati italiani, cosa che nemmeno la Lombardia ha organizzato. E quindi eravamo abituati molto bene. Quest'anno a livello proprio di scelta del comitato c'era un po' di tirare il fiato e di non
di non organizzare campionati italiani, quindi non c'è stata la festa del cross a Gubbio e non ci sono stati campionati italiani su strada. Però diciamo che manteniamo uno standard qualitativo molto buono, diciamo anche a livello regolamentare, cosa che non è così scontata perché altre regioni quasi ci invidiano adesso a livello regolamentare. Stanno crescendo il numero delle gare omologate, con percorsi omologati. Siamo partiti prima con le mezze maratone, poi con le 10 km, abbiamo iniziato noi a Foligno con una 10 km omologata, poi hanno seguito il nostro esempio altre gare come Terni, come Gubbio e altre. E quest'anno per la prima volta abbiamo voluto omologare una 5 km a Capanne e l'abbiamo inserita, gli abbiamo assegnato il titolo regionale. Quindi la nostra ottica è quella di regolarizzare sempre di più le gare, di fissare dei parametri, quindi di omologare queste gare, omologare i percorsi in modo che sia da stimolo per gli atleti a migliorare su un percorso che non è, la distanza non è data dal Garmin ma da una certificazione, diciamo. Certo. Silvia, un po' il tuo rapporto con la pista, c'è un po' qualcosa, no? Sì, non, diciamo, ho iniziato con queste gare su strada e mi alleno su percorso verde a Perugia, che comunque sia asfalto, non mi alleno molto in pista, cioè diciamo quasi mai, posso contarlo due volte l'anno, diciamo, se proprio va bene. Ecco, gare su pista sono previste? Gare su pista non sono previste. Non le fai? Non le faccio, ho avuto delle... un'esperienza. Appunto, perché mi ricordo che qualcosa hai fatto. Ho avuto un'esperienza che non ho vissuto molto bene, nel senso forse non ero preparata, era un momento in cui anche lì rientravo da un infortunio, quindi comunque sia non ero informissima e la pista, questi giri li vivo veramente male di testa, cioè come se mi sembra una... Allora, per l'allenamento devo dire che vorrei inserirla per allenarmi, perché sono convinta che mi aiuterebbe molto. Come gare vere e proprie rifarò i campionati italiani, probabilmente master, questo lo farò, perché comunque sono belle soddisfazioni vincere il titolo italiano anche se master, però ecco, non sono le mie gare. La pista non è, insomma, la tua... No, la vivo proprio male, la corsa è tanta testa anche, quindi c'è dei momenti in cui vai giù di testa, che non vedi la fine, non rendi, e quindi non l'ho reso come su strada. L'approccio psicologico è molto diverso, quindi? Per me sì, magari, ecco, io non sono un atleta un po' che viene iniziato da pochi anni, quindi non vengo da giovane, magari ho fatto cose... Quindi probabilmente la vivo anche male io personalmente, però vuol dire tanto la testa, quindi io rendo un pochino meglio su strada piuttosto che sulla pista, non vedo un buon risultato, anche perché poi a me piacciono, cioè comunque sia vedo che ho ottimi risultati nelle distanze lunghe e quindi preferisco fare dove rendo di più, ma anche perché mi piace di più correre a lungo piuttosto che affannata per poco tempo. Per insomma. Poco tempo, sì, quindi è... Federica, c'è davvero così tanta differenza tra la pista e correre su strada? Allora, anche io per la mia esperienza ho partecipato ad un 5000 su pista ed è stata una bella esperienza, però come Silvia anch'io sono un atleta che sono nata per le gare in strada e per le distanze, diciamo, anche più lunghe e quindi penso anche che la pista è più per la giovane età, insomma, noi ormai abbiamo passato quell'età, perché comunque la pista è, ho provato a fare allenamenti, però credo che quando, ho visto anche durante le gare che magari atleti molto più giovani riescono meglio, quindi credo che soprattutto l'età ci incida e io che non sono più giovanissima riesco a rendere più su distanze lunghe, per questo la scelta è stata sì,
insomma anche un po', no, è obbligata, stata obbligata, diciamo, sì, obbligata, sì. Obbligata. Poi mi piacciono, come diceva Silvia, anche ben più la strada, perché la pista ti ritrovi a girare lì dentro anche dal punto di vista psicologico, è un pochino più noiosa, se per me. Certo. Invece la strada è, diciamo, è sempre alla scoperta di cose nuove, perché comunque no, non fai sempre lo stesso percorso, però penso che sia anche una cosa molto soggettiva, ci sono persone che preferiscono la pista, insomma, questo è molto soggettivo. Certo. Alessio, invece tu, pista? Allora, io rispetto a loro due invece mi adatto bene sia alle gare in pista che alle gare su strada. Devo dire che mi piace fare entrambe le cose e da ex calciatore quali sono, rimettere a volte anche le scarpe chiodate, quindi riprovare la sensazione dei tacchetti sotto i piedi, mi piace, sì sì, mi piace. Quali sono le specialità? Allora, ancora non ho fatto gare ufficiali su distanze più brevi. Per quest'anno però volevo inserire magari o un 3000, un 1500, perché comunque sia mi trovo bene anche mezzo su fondo, sì, sì, mezzo fondo, velocità. Mezzo fondo, sì, certo. Comunque io mi adatto bene sia sulla pista che sulla strada, mi piacciono entrambe. E questo, sì, beh, sono parecchi che fanno entrambe le cose. Luca, andiamo un attimo all'ultima gara che tra l'altro avete visto, l'abbiamo mostrata anche lunedì scorso nelle nostre immagini e interviste, l'invernalissima che tra l'altro ha visto al via quasi 1300 atleti. Quindi è stata un'altra bella edizione, oltre 1550 arrivati, atleti un po' da tutta Italia. E anche dal punto di vista agonistico è uscita fuori sia in campo maschile che in campo femminile una bella gara, forse più in campo maschile dove c'è stata un pochino più battaglia, specialmente nella seconda parte, perché la prima parte aveva visto il keniano che poi alla fine è arrivato secondo prendere il largo, poi hanno corso in coppia la seconda parte e sono arrivati quasi in volata, per cui un bel finale. La gara femminile è stata un pochino più tranquilla sotto certi punti di vista, perché Costanza Martinetti l'ha gestita, come ha detto anche nell'intervista nel servizio, l'ha gestita in modo ottimale, è partita piano, poi gradualmente ha aumentato e ogni volta che avevamo notizie dal percorso incrementava questo suo vantaggio su Aurora Ermini. Quindi una bella gestione di gara, bei risultati, Federica a un quarto posto credo che la soddisfi, perché a livello femminile la gara era davvero molto competitiva. Quindi un altro bel successo per questa gara che con quella di Foligno, ecco, sono un pochino il fiore all'occhiello perlomeno delle mezze maratone in Umbria. Cioè, Foligno ancora è all'inseguimento dell'invernalissima come numero di partecipanti, però sta progredendo notevolmente. Forse come cast di atleti Foligno è no, superiore. Indubbiamente l'invernalissima è una delle gare più prestigiosi, poi visti i risultati. Ah, poi 42 edizioni sono, quindi, è un bel certificato di garanzia su quello che Spapastia, è, no? Certamente. E ai suoi dirigenti, tra l'altro, ecco, Costanza Martinetti doveva essere qui, solo che l'abbiamo beccata nell'orario che si allena e è stata un po' lì nel venire, poi però ha preferito allenarsi, diciamo che 1,17 qualcosa non è poco, Fabio, no? Non è poco, e forse potremmo questo riavere, perché Costanza è stata un anno e mezzo, due un po' così, per vari problemi, questo può essere può significare che Costanza può tornare ai livelli, perché Costanza, non dimentichiamola, è maglia azzurra, ma anche diciamo di buon livello, no? Una buona mezzofondista. Beh, Costanza è senza dubbio il più grande talento della corsa su strada in Umbria. Quest'anno ha corso il record regionale nella 10 km a Canelli a settembre in 34:30, un tempo che è veramente eccezionale. E ha sfiorato il record regionale in mezza maratona con 1:16:35 Arezzo di un solo secondo
non ha battuto il record regionale di mezza maratona. Quindi diciamo che è stata una seconda parte di stagione straordinaria per lei. Domenica ha vinto, ma anche con qualche problema fisico della vigilia, però è in grande crescita. Speriamo che confermi questa costanza, appunto, perché secondo me può fare veramente grandi cose, poi seguita da Luigi Esposito, che è certo, un ottimo tecnico. Sicuramente un atleta che può aiutare il mondo umbro dell'atletica leggera a salire di livello. Silvia, allora, abbiamo chiuso oramai da di qui, cioè il panettone a Natale e lo spumante l'ultimo dell'anno, no? Sì. Questo è classico. Sì, assolutamente. Ecco, dico, no, non è che nel mentre ti prende voglia di fare qualche altra gara. Ci hai già pensato a Capodanno qualcosa? No? Allora, a Capodanno io avevo l'abitudine di fare una gara del primo dell'anno, diciamo. Ecco. Il primo dell'anno. E vediamo se anche quest'anno riuscirò a farla, perché poi l'ultimo dell'anno lavoro la sera, quindi l'idea mia è di andarci, perché è una gara... San Giovanni Valdarno. Ah, San Giovanni, non è lontanissimo, sì. San Giovanni. Beh, sì, e quindi può darsi anche che la faccio, però le gare, diciamo, che voglio fare da qui a questa parte, se riuscirò, è sicuramente la mezza di Terni e la maratona di Terni. E la maratona di Terni, quella di San Valentino. Sì, quella a febbraio. Di San Valentino. Beh, due bellissime gare, anche Federica è su quest'ottica. Dicevi Terni. Sì, io voglio riprovare la mezza di Terni e poi ancora sinceramente non ho programmato e vedremo per la maratona. Per la maratona. Alessio invece? Allora, farò adesso a cavallo del periodo natalizio un cross il 29 che lo fanno a Orvieto. E poi niente, diciamo il mese di gennaio non ho gare in programma, no, riposo, no, nel senso ci alleniamo, se troviamo qualche gara la inseriamo, e però diciamo che come obiettivo prossimo è la gara di Misano, 10 km in cui io e vari componenti della squadra vogliamo andare per migliorare il personale dell'anno scorso. Certo. Allora, Fabio, invece come federazione 2020, dicevamo? Ma innanzitutto finiamo la stagione domenica con il cross a Gubbio, che è, diciamo, una particolarità, perché sì, è una particolarità perché abbiamo pensato di fare questo cross in notturna, sfruttando un pochino lo spettacolo dell'albero di Natale di Gubbio. Quindi, e poi partiremo subito il 12 gennaio con la prima mezza maratona nel calendario nazionale, che è quella di Terni, e dopodiché ci saranno tutte le varie tappe dei cross regionali, con il 19 gennaio il cross winner, che sarà la prima tappa del campionato di società di corsa campestre. Anche quest'anno non abbiamo campionati italiani in vista in Umbria, ma sempre gare di livello, perché le nostre mezze maratone, comunque con le nostre maratone tipo Terni, sono gare di assoluto livello. Basta pensare che a Terni quest'anno ci sarà Sara D'Ossena, che è un po' il personaggio numero uno adesso delle corse su strada in Italia, quindi vuol dire che è una gara di assoluta qualità. Assolutamente, siamo... Concordiamo. Allora, noi andiamo rapidamente alla conclusione. Abbiamo fatto un po' riassunto di quella che l'atletica è stata l'atletica. Chiaramente c'è da parlare molto della pista, di tutto, ma la presenza già di atleti importanti come Silvia Tamburi, come Federica Poesini, Alessio Malfagia, già sono stati sufficienti per parlare anche delle loro belle imprese. Luca ci ha ricordato un po' i protagonisti delle gare podistiche dell'Umbria, le manifestazioni umbre comunque di livello internazionale ce ne sono e sono tutte belle e anche ovviamente
sul piano agonistico di livello. Questo penso che sia un fatto importante, da avere quelle 4-5 gare. Poi ci sono anche le gare per di divertimento, anche per coloro che non hanno le possibilità di fare tempi importanti, ma magari ho vinto una gara anch'io. Insomma, questo anche fa parte giustamente dell'organizzazione, anzi guai se poi venisse trascurato anche questo. Allora, io torniamo il microfono a Silvia. Allora vi do 25 secondi a testa per fare. Avete la possibilità dalla nostra trasmissione Sport e Incontri per fare un augurio a chi volete voi. Prego Silvia, quindi chiaramente auguri delle festività. Diciamo la prima cosa che mi è venuta in mente, perché adesso mi è colto un po' la sprovvista, ritornando a Costanza Martinetti, mi auguro che lei quest'anno possa ritornare a fare bene, in modo tale che, diciamo, che è l'azzurra più importante che abbiamo noi in Umbria, e quindi vorrei che tanto che ci portasse avanti nell'atletica lei, visto che è giovane e forte. Certo. Quindi questo è l'augurio che farei nell'atletica. Nell'atletica. Poi se hai qualche augurio speciale, qualche cuore infranto che vuoi un tantino risollevare, no, è una battuta chiaramente. No, non saprei, in questo momento non saprei che dire. C'ha parecchi fidanzati, parecchi ammiratori, no? Brava, scherziamo ovviamente con Silvia, che è una nostra amica e la stimiamo per la persona che è, per i risultati che ottiene. Bella questa cosa, io la sottolineerei, questo augurio che ha voluto fare Silvia a Costanza. E invece Alessio? Allora, io auguro intanto di passare buone feste a tutti gli atleti e atlete della nostra regione, e auguro un anno particolarmente positivo sia per la nostra società che per tutte le società che abbiamo in Umbria, per il movimento che sta crescendo, e che sia di buon auspicio per i nostri migliori atleti, che ci rappresentino nel miglior modo possibile, che crescano, che quindi ci facciano fare bella figura in campo italiano. Bene, adesso invece abbiamo Federica. Il mio augurio invece è rivolto a tutti quanti, nel senso, dal punto di vista atletico, e auguro a me stessa e a tutti gli atleti, Silvia qui presente e anche Alessio, di raggiungere, e anche gli atleti che non sono presenti, di raggiungere obiettivi sempre migliori e nuovi, perché comunque bisogna sempre cercare di guardare avanti e aspirare a nuovi e migliori risultati, perché questo ci aiuta comunque a dare anche un senso alla nostra persona, perché sì. Io credo che quando uno come me, come Silvia, dico il nome di Silvia perché ci conosciamo bene, e tiene molto a questo sport, dà molto, fa tanti sacrifici con il lavoro e tutto quanto, quindi ci sono anche dei momenti che abbiamo passato comunque tutti quanti un pochino più difficili, perché comunque delle crisi, diciamo, possono capitare, perché magari uno no, è andato anche ha gareggiato molto, quindi può andare anche in affaticamento, ecco, perché ci sta anche questo. Quindi auguro a tutti quanti di continuare a ottenere risultati migliori, e poi l'augurio è a tutti quanti, a tutte le persone anche che ci aiutano, dai familiari che ci sostengono, perché comunque certo. Quando uno ha una famiglia, figli e compagni e tutto quanto, allenarsi, gareggiare diventa un bel impegno, e quindi l'augurio va anche a tutte le persone che ci aiutano, ci stanno vicino tutto l'anno. E che ogni tanto ci supportano un po' a tutti, voi per una ragione, io per un'altra.
Andiamo a Fabio. Beh, ovviamente un augurio a tutta l'Atletica Umbra, quindi atleti, dirigenti e tecnici, e mi auguro che istituzioni e amministrazioni siano sempre più attente verso il nostro sport, perché è centrale per tutto lo sport italiano, quindi mi aspetto magari maggiore attenzione da parte delle istituzioni e delle amministrazioni verso l'Atletica Umbra. Luca. Prima degli auguri vorrei ricordare anche l'appuntamento di sabato mattina. Non è una gara, ma il Pop-Off Day. L'abbiamo ricordato tante volte, lo seguiremo con le nostre telecamere, quindi appuntamento sabato a mezzogiorno. Si partirà per questa 24 ore di corsa con Filippo Poponesi al percorso verde di Pian di Massiano fino alla domenica a mezzogiorno, per raccogliere dei fondi che poi andranno in beneficenza. Per quanto riguarda gli auguri per l'Atletica, mi associo a quello che ha detto Fabio, a parte gli auguri a tutti gli atleti e le atlete per un 2020 ancora più ricco di soddisfazioni dell'anno che si va chiudendo, ma che l'atletica leggera in generale venga presa un pochino più in considerazione da tante persone che magari ora privilegiano altre situazioni, altri sport, a discapito di quella che è la regina di tutti gli sport. E poi un augurio, permettimi Sergio, anche a tutti i nostri telespettatori che seguono costantemente Sport Incontri, quindi buone feste a tutti, buon Natale, buon anno. Bene, allora io devo anch'io fare in questo caso mi associo agli auguri innanzitutto all'emittente Teleradio Gubbio, che ci ospita ormai da due anni e mezzo, che tutte le sere, come sapete, ci vede dopo le 23, ci vedrete sempre, il giorno ci vedete all'1:30 sul canale 111, poi alle 18:20 ancora sul canale 11, insomma siamo diventate un po' una palla, un po' per tutti, no? Però visto che parliamo di sport, quindi ci fa un po' di assonanza diventare, dici, ma che palle, sì, che palle vere, nel senso che si parla di sport e la palla è un componente per fare sport. No, a parte le battute, ovviamente l'augurio a Giacomo Marinelli Andreoli, che è il direttore di Teleradio Gubbio, con il quale credo che ci condividiamo un'amicizia che è partita tanti anni fa, non dalla televisione ma da un giornale, quindi, e poi ovviamente al cavalier Colaiacovo, che è il presidente di Teleradio Gubbio, quindi ovviamente è colui che ha che mette maggior impegno per questa emittente, che ci permette anche di fare qualcosa di importante per il mondo dello sport. E poi ovviamente l'augurio va a tutte le famiglie, a tutti gli sportivi, sì, ma a tutti coloro che ci seguono, che pian piano iniziano a seguirci, perché si stanno accorgendo molto. È vero, è anche più facile, io non dico che siamo i più bravi, anzi, questo ce lo dirà la gente, però tutte le sere dalle 11 a mezzanotte io sfido uno che in Umbria non passa per il canale 11, che tra l'altro è il canale più cliccato, e per un attimo vede lo sport, e vede lo sport declinato in varie ovviamente maniere, tra quali quella agonistica, e dove abbiamo spesso dei veri campioni come abbiamo stasera. Grazie, siamo andati dai lunghi 3-4 minuti, ma si parte sempre per arrivare corti 2-3 minuti e si va lunghi qualche minuto. Questo sta a significare che le cose le facciamo anche con passione, con un po' di trasporto. Buonanotte a tutti.